Buonasera, buonasera a tutti, bentornati direi. Di solito esordisco sempre dicendo benvenuti ai webinar di Edicom, oggi visto che non ci vediamo da più di un mese dico bentornati. Ecco, spero che le vacanze siano andate nel migliore dei modi per tutti voi. Sono contento di rivedervi molto numerosi oggi che ricominciamo direi in grande stile questa nostra stagione autunnale, anche se oggi forse immagino un po' in diverse parti d'Italia una giornata ancora calda, no? Qua a Milano perlomeno è ritornato un pochino il caldo che era mancato nei giorni scorsi. Come dicevo, dal 22 luglio è stata una pausa lunga, non so se vi siamo mancati, se siete andati magari a rivedere un po' dei nostri video su YouTube. Ecco, oggi abbiamo deciso di ricominciare, credo proprio tra i primi, prima ancora di quando ricominciano i programmi televisivi, prima ancora di quelli radiofonici, ricominciamo con i nostri webinar. E abbiamo deciso di ricominciare con un format che so che vi piace molto, che è quello del talk, che sicuramente è anche adatto ancora a questa stagione, con cui gradualmente ricominceremo la nostra programmazione, che vedrete sarà ricchissima quest'autunno, nelle prossime settimane sarà nuovamente piena per tutta la settimana, ci saranno appuntamenti e ci terremo compagnia fino alla fine dell'anno. Ecco, dicevo, abbiamo deciso di ricominciare con un format che mi è molto caro, che è quello del talk, un po' leggero, con un'intervista e con un tema che è di sicuro interesse per molti di voi, per molti architetti soprattutto, che è il tema del colore. Dico un tema molto caro perché di solito desta un po' la curiosità, è un tema che appassiona, vuoi perché non ci sono particolari corsi o approfondimenti a livello accademico. Quindi è una tematica che sicuramente incuriosisce, ma molto spesso viene demandata un po' alla sensibilità del professionista o alla sua voglia e curiosità personale di poter imparare qualcosa di più. Ecco, io spero che con l'appuntamento di oggi noi possiamo contribuire un po' a questa formazione, sopperire un po' quella mancanza a livello accademico che di solito riscontriamo. Ci saranno un paio di ospiti oggi. Il primo lo vedete già qua accanto a me ed è il professor Aldo Bottoli, color designer, nonché docente universitario, autore di numerosi libri sul tema e soprattutto artefice di numerosi progetti che vedono protagonista l'uso del colore e la sua integrazione proprio all'interno del progetto. Quindi il tema che ci siamo un po' scelti oggi. Io Aldo, intanto ti do il benvenuto, anche te il bentornato, anche se so che ti godi ancora giustamente qualche giornata di vacanza. Comunque spero che siano andate bene anche per te queste vacanze. E direi di partire proprio da lì, no? Una curiosità che credo appartenga a molti di quelli che ci stanno seguendo, di spiegarci un po' chi sei tu, ma spiegare la figura fondamentalmente che rappresenti, quella del color designer, chi è, cosa fa il color designer, ma soprattutto come si diventa color designer. Io so che hai preparato anche qualche slide su questo tema, quindi ti assegno il ruolo di relatore, così ci puoi, oltre che spiegare, anche magari illustrare un pochino con una parte iconografica. Eccoci qua, perfetto. Vado. Sì. Perfetto, eccoci qua. Va bene? Sì, va benissimo, perfetto. Allora, questa è la domanda che mi poni in apertura. Sì, ti chiedo esattamente questo, di capire un po', introdurci un po' a che cos'è la figura che rappresenta e cosa fa fondamentalmente. Ok, qui cercherò di utilizzare un breve elenco per far capire le cose che questa figura in via di definizione ancora può svolgere. Intanto buonasera a tutti, spero che la serata sia piacevole e soleggiata per tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, questa figura professionale un po' indistinta dovrebbe, io dico dovrebbe perché è un tema ancora in via di definizione, gestire le apparenze cromatiche, conoscere l'impiego dei sistemi cromatici,
e assegnare codici e notazioni corrette, cosa che ancora non avviene anche a livello di progettazione importante. Sa valutare le differenze tra colore intrinseco e colore percepito, ha conoscenza del ruolo della luce naturale e artificiale nelle alterazioni cromatiche, gestisce il colore in funzione di trend cromatici definiti per i singoli vari settori merceologici, non esiste un trend comune a tutti, conosce nello specifico le problematiche produttive di alcuni ambiti o settori merceologici e di conseguenza come questi settori si presentano, come si sono presentati storicamente, come si presentano nell'attualità, possiede conoscenze di antropologia della visione, conoscenze legate alle modalità percettive ed è in grado di mettere in coerenza tutti quegli elementi che sono in gioco nel progetto degli spazi architettonici racchiusi o esterni. In questo caso la sintesi che faccio è legata agli ambienti racchiusi, quindi il dare una giusta priorità al contesto fisico del luogo dove avviene il progetto e ai percettori utenti che in quel luogo devono agire. Quindi quali sono i loro gesti, quali sono le loro modalità percettive. Di conseguenza si viene a valutare o è in grado di valutare una stretta relazione che è presente sempre tra la materia e i significati che questa materia esprime. Di conseguenza, ma questi sono tecnemi, sa utilizzare degli strumenti come i colorimetri comparatori, gli isolatori da contatto, da traguardo, da comparazione, le carte colorimetriche, i sistemi cromatici e sa mettere in coerenza i materiali che poi dovranno essere utilizzati nell'ambiente. Quindi arriva a rappresentare il progetto nel modo più efficace. Quindi una presentazione di prospetto bidimensionale, perché altrimenti è difficile capire come vanno applicati i colori, una rappresentazione con le notazioni del colore e una cartella colori, soprattutto nei progetti più complessi, dove attraverso l'impiego delle carte colorimetriche vi è un'ulteriore possibilità di verifica. Certo. Ora alleggerisco. Sì, dimmi, esatto, spiegaci un po' come si diventa, perché abbiamo detto che sì, c'è un vuoto, no, a livello accademico, e adesso ci hai rappresentato un po', ci hai dipinto se brevemente una professione che è complessa, perché sì, l'abbiamo intuito con queste poche parole, ma l'abbiamo intuito. Molto complessa, e cerco di alleggerire un po' la cosa dicendo, beh, io come sono arrivato a questa professione, qual è stato il mio percorso? Questo sono io a 2 anni con la matita in mano e mio padre e un ambiente completamente decorato intorno a me. Sono la terza generazione di artisti decoratori, quindi per me il colore era la cosa più normale che riconoscevo dal profumo sostanzialmente. Questo è stato un inizio ed è stato un inizio di carattere espressionistico. L'Istituto d'Arte, l'Accademia di Belle Arti, l'utilizzo del colore nel modo più convenzionale legato al tema dell'arte e poi l'esperienza di ricerca attraverso lo studio con altri colleghi, in particolare con il collega Giulio Bertagna, e la formazione degli osservatori colore, 2 centri studi che ci hanno dato la possibilità in 10 anni di mettere in contatto il progetto espressivo con il progetto arricchito dalle neuroscienze. Questo un po'. Quindi in realtà sono nato al colore 2 volte. Una ci sono nato dentro e l'altra è stata una lunga e lenta conquista attraverso la messa in coerenza di queste nuove conoscenze derivate dal mondo delle neuroscienze. Non è sempre stato facile. Ecco, beh, allora c'è sicuramente una passione che si intuisce anche, diciamo, dal,
dal tuo sfondo, da quello che vediamo in webcam, che è comunque una raffigurazione ricca e carica di colore, a differenza della mia, ci abbiamo fatto una battuta prima, che io vivo in mezzo al bianco, diciamo. Invidio molto, il tuo sfondo, diciamo, soprattutto per questa attività che ormai da un anno e mezzo faccio di webinar, gestiti così un po' dal mio salotto. Ecco, ci hai accennato una parola che mi piace sempre, no? Parli di neuroscienze, quindi io ho detto prima che è un argomento che di solito sta un po' alla sensibilità, del progettista, dell'architetto, quantomeno avvicinarsi, però in realtà proprio di sensibilità non parliamo, perché parliamo di una scienza, no? Io vorrei che tu ci introducessi un po' a questa tematica, di cosa significa scienza del colore, quali sono, diciamo, le sue caratteristiche, le regole a cui risponde. Beh, la sensibilità è sempre una buona dote, quindi benvenuta la sensibilità perché comunque ha una sua, diciamo, efficacia. Ecco. Il tema professionale è quello di riuscire a passare da una scelta al progetto e questo passaggio presuppone la conoscenza di alcuni aspetti legati all'utente. Altri aspetti legati agli strumenti che oggi abbiamo a disposizione e quindi alla enorme varietà di materiali che sono da utilizzare, da mettere in coerenza. Quindi diciamo che si tratta di mettere in coerenza più momenti e questo richiede il fatto che chi si occupa di progetto cromatico percettivo a un certo punto deve fare anche una scelta, cioè in che ambito, in che macro area impegnarsi. Io personalmente di moda so pochissimo, in altri ambiti di prodotto merceologico, di grafica o di packaging so molto poco, mi sono concentrato e ho studiato gli aspetti legati al mondo degli spazi racchiusi, in particolare quelli comuni, cioè dove esiste una comunità in relazione. E questo è il mio ambito in particolare di ricerca. Ecco. L'unità del sapere non l'aveva neppure Leonardo da Vinci con un mondo molto più semplice del nostro. Quindi oggi dobbiamo essere capaci di metterci in relazione fra tanti diversi esperti e di costruire un linguaggio scientifico condivisibile fra tanti. Certo, ho detto sicuramente delle grosse verità, tra cui quella che oggi viviamo in un mondo sempre più complesso e quindi rende complessa anche la gestione di un elemento così importante. Ecco, se hai qualche slide che ci vuoi introdurre un po' a questo tema della scienza del colore, così riusciamo quantomeno ad introdurre anche chi ci sta seguendo in questo ambito e in questo aspetto. Scusate, parte sempre dal fondo il PDF, non ho capito perché, ma mi perdonerete. Adesso comunque lo vediamo. Lo vedi? Sì. Bene, allora velocemente facciamo questo percorso pomeridiano, quindi ho cercato di renderlo così, con immagini che ci aiutano a fare questo percorso. Colore è un fenomeno apparentemente autoevidente, nel senso che tutti noi siamo ingannati di fatto dal vederlo. È qui davanti ai nostri occhi, lo vediamo sulle superfici, sugli oggetti, quindi che problema c'è? Il problema di far avanzare la slide, ecco che problema c'è. In Perfetto. realtà la materia non ha colore. Neppure gli stimoli sensoriali sono colorati. Senza chi osserva i paesaggi non hanno colore. Ecco, questo è un elemento da sottolineare. Ciò che noi osserviamo in realtà, nella sua consistenza materica o realtà fisica, non possiede colore. Siamo noi che lo ricostruiamo come un'apparenza. Ogni superficie è senza colore. Nel momento in cui noi usciamo da una stanza, la nostra stanza perde il colore, perché il colore è dentro chi osserva. Perché questo? E come si è verificata
possibilità di riconoscere, di selezionare il colore, le forme per sopravvivere ed evolverci. È importante partire da qua, perché quando si progetta uno spazio abitato e si cerca di creare una condizione di conforto, comunque di piacevolezza, di accoglienza, da qualche parte bisogna iniziare, cioè cercando di capire quali sono gli elementi che hanno creato una condizione di benessere. Noi ci siamo evoluti in un ambiente naturale e ogni aspetto, il nostro modo di leggere, di interpretare il mondo circostante deriva da questa lunga, complessa evoluzione all'interno di uno spazio che era uno spazio prevalentemente verde, perché era quello che ci accoglieva e ci dava da mangiare, non certo il deserto, e tutti i nostri organi di senso qui si sono conformati. Quindi questo ambiente naturale, con tutta la sua variabilità di luce, di odore, di profumi, di temperatura, noi abbiamo imparato a leggerla, a interpretarla e a raccogliere da questo le informazioni che ci garantivano di sopravvivere, di cacciare, di intuire cosa c'era intorno a noi, di prevedere le condizioni per poter essere in sicurezza. Questo è durato un periodo lunghissimo e non possiamo dimenticarlo. Quindi, quando noi progettiamo uno spazio, dobbiamo tenere presente che il nostro modo di leggerlo è assolutamente o prioritariamente istintuale. Poi la componente cognitiva ci consente di valutare tutti i vari, diciamo, aspetti, ma in prima battuta, 500 millisecondi, noi raccogliamo le informazioni che sono necessarie per sopravvivere. Questo sempre anche qui ed ora, mentre noi stiamo parlando. Il rumore della macchina, del traffico, che pure possiamo avvertire, adesso lo stiamo cancellando per dare priorità all'ascolto e alla interpretazione delle mie parole. Ma se voi ci fate caso, adesso sentirete o il rumore di qualche altra persona, del traffico, del vento se c'è. Se ci fate caso, siete in grado di individuare gli aspetti propriocettivi, cioè avete il gomito appoggiato, avete i piedi appoggiati, come siete appoggiati, che tipo di pressione ricevete, ma sono tutte informazioni che vengono cancellate per riuscire a individuare il tema principale. Nel momento in cui però avvertite qualcosa di, tra virgolette, anomalo, un odore di bruciato, un odore che non c'era prima, un fischio strano, voi immediatamente perdete l'attenzione nelle mie parole e date quella priorità, perché ne andava della sopravvivenza e ne va della sopravvivenza. Quindi, quando noi progettiamo degli spazi, dobbiamo sapere che esiste tantissima cancellazione, ma poi esistono delle priorità che sono legate ad una nostra lettura atavica antichissima. Se non mettiamo in coerenza questi elementi, non possiamo creare comfort, benessere, ambienti efficaci. Pian piano arriviamo al tema del colore, alla qualità superficiale e perché è importante progettare le superfici. Le superfici naturali sono ricche di informazioni. Noi da ogni più piccola superficie naturale siamo in grado di ricavare moltissima informazione, molto di più di quello che l'immagine ci sta portando, suggerendo. Riconosciamo a distanza superfici, condizioni e cose. Riconosciamo perché noi già conosciamo determinate condizioni o determinati fenomeni. La memoria è sempre in gioco, altrimenti noi non riusciremo a dare una risposta in 500 millisecondi, cioè immediata, sempre legata al tema della sopravvivenza. Con gli occhi di fatto palpiamo ciò che osserviamo. Superfici, oggetti si toccano con gli occhi. Questa superficie la cogliamo come ruvida, senza nessun problema. Da qui anche l'importanza nel progettare le superfici. Non è vero che una materia vale l'altra, lo sappiamo benissimo, e tutta l'attenzione che si pone nel scegliere o nell'individuare il materiale più coerente con una certa
funzione o una certa posizione, accostamento con gli altri, deriva proprio dal fatto che noi lo palpiamo. Non è un qualche cosa là distante da noi, ma è un'informazione polisensoriale, sinestesica, che è molto importante. Altrimenti metteremmo qualunque materiale e non sarebbe importante dedicare così tanto tempo alla selezione di ciò che andiamo a utilizzare nelle nostre architetture o nei nostri oggetti. Le superfici si toccano, sappiamo, sentiamo che sono morbide, sentiamo che sono pungenti, addirittura ne riusciamo a percepire il gusto, i profumi o il disgusto. Sul tema del cibo poi c'è una selezione cromatica fortissima. Certe gamme cromatiche non sono accostabili al cibo perché storicamente, o meglio nell'evoluzione, la capacità di individuare il colore nel cibo era fondamentale per non rimanere avvelenati. E questa sensibilità è ancora oggi particolarmente alta nelle donne, perché la donna era la persona che creava e allestiva il cibo. Non c'era il frigorifero, l'etichetta di scadenza. Era una sua capacità di individuare la bontà, l'efficacia, la non velenosità, e quindi la discriminante cromatica era molto molto importante, e lo è ancora. Tutti gli organi di senso e la memoria concorrono alla comprensione. Non facciamo fatica a individuare qual è la mora matura. Non c'è bisogno del cartellino scritto, c'è un'esperienza che abbiamo fatto e immediatamente l'informazione cromatica ci suggerisce anche un tipo di qualità gustativa, olfattiva. Lo vediamo qua. Che gustosi questi mirtilli, fanno venire voglia quasi di assaggiarli, di toccarli, ma se solo cambiamo leggermente il colore, ecco che quell'informazione che qui riceviamo viene immediatamente frenata, perché non c'è un'identità riconosciuta. Quindi penso che nessuno di noi metterebbe subito in bocca un mirtillo con questo colore. Mentre in questo caso lo faremmo molto, molto tranquillamente. Quindi l'informazione cromatica, non ci facciamo caso, ma è un'informazione che dà via libera o meno ai nostri comportamenti, sostanzialmente. Anche per gli umani, io qui ho scritto anche per gli umani, perché ovviamente il colore viene visto da quasi tutti gli esseri viventi, gli animali, con diverse gamme e con diverse caratteristiche di messa a fuoco. Per gli umani si innesca un processo molto più complesso di identificazione e di riconoscimento, ma anche per gli umani c'è questa diciamo questo inganno continuo. Quindi quello più evidente che vi posso proporre è questa luna che per tutti noi è una luna candida, che nella sua realtà fisica materica è un sasso assolutamente scuro, ma l'apparenza che noi ne ricaviamo e l'esperienza del nostro vissuto ce la presenta come bianca, anche se in realtà è nera. Insomma. Così, in maniera molto più banale, il vino bianco è bianco? Nessuno di noi berrebbe un vino bianco assolutamente trasparente, perché non appartiene al vino il colore totalmente bianco. Però nessuno di noi si mette a riflettere: ma quanto giallo è? A meno che non si voglia individuare il tipo di vino, ma altrimenti questo per noi è il vino bianco. L'uva bianca è bianca? L'uva nera è nera? No, noi a determinati nomi associamo dei significati e ci comportiamo di conseguenza. Quindi la valenza cromatica è sempre strettamente legata al significato che noi gli associamo, non è solo un fatto puramente cromatico.
Il colore non è mai solo colore. Qui vediamo una foglia rossa, è sufficiente che si inclini in maniera diversa la foglia e noi riconosciamo una bocca. Oggi sappiamo che il colore non è una caratteristica stabile del mondo reale, ma è un complesso fenomeno percettivo nel quale intervengono molti fattori, quali le relazioni biochimiche, occhio-cervello, le interazioni luce-materia, il contesto ambientale nel quale viene osservato e i significati che ogni singolo percettore vi assegna. Ecco, il progetto deve mettere in coerenza questi vari aspetti. Nulla di quanto riferito agli esseri viventi è semplice, d'altro canto, perché noi dobbiamo riuscire a mettere in coerenza sia la dimensione psichica, che è un iceberg, cioè la parte più rilevante che è nascosta, e la dimensione antropometrica, la parte del nostro corpo che invece è visibile. Ma le nostre ossa e il nostro corpo non sono la parte più importante di noi, è quella visibile, ma la parte delle emozioni, la parte psichica è quella che poi lo fa muovere, quindi è quella più importante. Ma nel progetto facciamo fatica a considerarla il più delle volte, fermandoci alla dimensione antropometrica, che è quella più facilmente misurabile. Il mondo non è come ci appare. Qui Schopenhauer dice, scriveva in maniera molto, molto efficace, noi percepiamo ciò che ci appare, questo è il fenomeno, che diventa il nostro mondo solo quando però diventa coscienza, cioè quando noi siamo in grado di interpretarlo, quando noi siamo capaci di portarlo dentro le nostre relazioni con gli altri e con il mondo. Altrimenti è un fenomeno che non ci appartiene, non ci coinvolge, non ci può di conseguenza emozionare. Senti, ci hai, credo, ben introdotto al fatto che non parliamo semplicemente di una sensibilità, ma parliamo di qualcosa che ha delle regole ben chiare, ben precise, che vanno conosciute, quantomeno se si vuole fare qualcosa, diciamo, in maniera consapevole, no? Perché tutto si può fare, possiamo decidere di usare i colori che ci pare, ma non fatto con le regole, in maniera coerente, e come dici te, creando una coerenza che poi ci aiuta a creare quelli che sono degli scenari. Ricordo che un anno fa circa, quando avevamo parlato con un talk del genere, avevamo parlato un po' della casa post-Covid e di questa necessità anche di creare questi microambienti tematici all'interno della casa per far sì che siano riconoscibili determinate aree che assolvono determinate funzioni, no? Perché avevamo detto poi il salotto non è più solo il salotto, è uno spazio di lavoro, eccetera. Avevamo parlato un po' di questo. È quella drammaturgia del quotidiano al quale faccio spesso riferimento, cioè la capacità, o meglio, la necessità di dare rilevanza a degli spazi del nostro quotidiano che attualmente sono spazi non spazi, o sono spazi ingombri di cose, ecco, ma poco espressivi. Forse è utile concentrarsi su questa necessità, su queste scene prossime che possono diventare più espressive e quindi accoglierci in maniera più efficace, diciamo. Certo, senti, stiamo indirizzando un po' la discussione, diciamo, sia per quello che ci hai fatto vedere tu, ma anche con questo un po' ultimo ragionamento e risposta, ci stiamo un po' indirizzando su un filone che ci allontana un po' da vedere il colore un po' come trend, come moda. Siamo abituati, no, a sentir parlare del colore dell'anno, il pantone dell'anno. Così come poi non nascondiamoci, anche in architettura, in interior design, si tende un po', no, ad utilizzare quelli che sono i trend del momento, il colore del momento, sia nell'arredo, ma perché no, anche su una parete. Questo però forse rende un po', poi obsoleto in maniera rapida, no? Non so, quello che viviamo, lo spazio intorno a noi, se scegliamo un colore che poi è svincolato dal tempo, anzi vive solo magari in quell'anno, in quel momento. Ecco, vorrei una tua riflessione proprio su questo aspetto. Il colore è definibile come un trend, una moda oppure no? Sì, in parte certamente sì, non per tutti i settori ha lo stesso peso, lo stesso valore. Adesso vi riapro un istante la slide che ci introduce a quello che
che dicevi, partendo dal fatto che il fenomeno è un fenomeno che utilizza gli occhi per iniziare il processo, ma poi si conclude nel cervello. Qui per sintesi un grafico che sicuramente avrete già visto, ma giusto per riportare all'attenzione la cosa, noi abbiamo la nostra sorgente e anche questa deve essere progettata e non sempre lo è. Soprattutto l'impiego dei LED oggi crea dei bei problemi di qualità della luce emissiva. Abbiamo la superficie, il nostro oggetto che riceve la luce, che è grigio, non possiede colore, ma la capacità di riemettere, non di riflettere, nulla viene riflesso, anche questo è un luogo comune da togliere di mezzo, viene riemesso attraverso una modalità selettiva. Le radiazioni ritornano selettivate dalla superficie, vengono recepite dall'occhio attraverso le vie visive, vanno nella parte posteriore del cervello e quindi qua vengono interpretate. Per sintesi, dobbiamo tenere presente questo, che l'elaborazione del colore fa almeno, qui li ho messi in estrema sintesi, ma tre passaggi. Quindi l'informazione, qui abbiamo informazione elettrochimica, qui non ci sono colori, non ci sono colori, non ci sono colori. Qui ci sono scambi sinaptici, scambi elettrochimici, che arrivano in V1, la corteccia primaria. Qui la corteccia primaria incomincia uno smistamento e manda alcune informazioni, per esempio sulla costanza delle tinte, che è molto importante perché altrimenti noi rimarremmo continuamente frastornati dal cambio dei colori davanti a noi, perché cambiando la luce, l'ombra, il movimento, c'è una continua variazione dei colori, degli oggetti che noi abbiamo davanti. Se il cervello non facesse questo lavoro di comparazione, noi saremmo confusi continuamente. Quindi in V4 avviene questa valutazione e questa diciamo lavoro di costanza cromatica e quindi c'è il controllo dell'attribuzione cromatica che attraverso la corteccia temporale assume i significati, cioè va a pescare nella memoria ciò che è già conosciuto. E a questa informazione aggiunge significato. Quindi si completa in maniera estremamente sintetica, diciamo, il processo di individuazione del colore. Questo avviene dentro un campo che è complesso e che non si può isolare. Per cui, l'esempio, il colore rosso è bello. Boh, può essere bello per uno, per un altro no. Può essere considerato gradito o non gradito. Se io ho avuto un incidente mentre avevo una maglia o una macchina rossa, forse non è così gradito. Se ho incontrato la persona della mia vita, certamente invece è più gradito. La stessa cosa si può dire per qualunque colore. Quindi quando io faccio una valutazione cromatica, devo sempre cercare di capire questo colore, dove è applicato. È una tappezzeria, è un oggetto, è un capo di vestiario, è un frutto, una superficie naturale. Se io considero solamente il colore in sé, senza applicarlo, non sono in grado di gestirlo e comunque. Questo verde cosa esprime? Cosa esprime quest'altro? Che tipo di carattere può avere questo verde? È molto poco. Se io lo vedo applicato, posso invece assegnargli un valore, capire se è più o meno giusto, se è più o meno adeguato, diciamo. Così pure il tema delle armonie è sempre molto difficile da considerare. Se io vedo un'immagine come questa, la posso definire armonica, ma devo valutare il contesto. Se io prendo gli stessi colori e li sparo su questa superficie, posso parlare di armonia qua? Bah, anche no, ma sono in gioco le proporzioni. Quanto di questo verde è presente in questa immagine? Pochissimo.
Sono presenti i materiali, questo materiale lucido, questo più opaco, uno è setoso, l'altro invece ha una caratteristica che io percepisco diversa, quindi anche la materia gioca moltissimo. Dopodiché anche la tipologia è su un cappello, su una gonna, su una cintura, su una scarpa. Quindi parlare di armonie significa individuare la coerenza fra tanti elementi, non si può parlare genericamente di armonie. Faccio un altro esempio, penso che in molti di noi usciremmo da un concessionario con una macchina rossa, difficilmente con una macchina rosa o violetta, soprattutto in area cattolica e non protestante. Perché il violetto in area cattolica è una tinta che ha una morale molto antica e che viene detto porti male, no? Che è legato al tema della Quaresima, al fatto che durante quel periodo non si potevano fare certe cose, quindi chi viveva di spettacolo, per esempio, faceva 40 giorni di fame, ecco perché nel mondo dello spettacolo, in particolare il violetto, non è mai da indossare. Queste morali rimangono e pesano nella scelta che noi andiamo a fare. Per cui una macchina sportiva più facilmente è rossa, molto difficilmente, a meno che io non voglia farmi vedere come personaggio molto particolare, girerò con una macchina rosa. Ciò che risulta armonico per una giacca non è detto risulti altrettanto adatto o gradito per un arredo o un'automobile. Il colore applicato esprime forti significati e morali antichissime. Le nostre morali, qui occidentali, hanno le radici nel 1400, leggi suntuarie di Venezia e protestantesimo, tanto per dire come pesa poi il tema cromatico. Per cui arrivo alla tua domanda. In architettura il colore dell'anno è poco più di un gioco, molto semplicemente. Se io devo progettare uno spazio, che una facciata che dura 50 anni, 40 anni, che quest'anno ci sia il violetto o un qualunque altro colore, non importa. Questo mi pare fosse il colore dell'anno del 2018, una cosa del genere. Se io devo scegliere una cucina che dura 15-20 anni, di nuovo diventa poco importante. Lo è invece per oggetti o capi che hanno una stagionalità. Allora, in quel caso, il colore dell'anno, il trend, il fatto che io sia o rimanga coinvolto da quello che vedo nelle vetrine e quindi faccia delle scelte conseguenti, funziona. Ma in architettura, è un gioco. È tempo perso quello che si dedica su questi temi se non immaginiamo l'impiego che ne dobbiamo fare. Certo, giustamente ci hai introdotto anche a questa tematica qui che è molto importante, fa percepire, no? La direzione poi effettivamente da prendere. Senti, stiamo per vedere un paio di tuoi lavori, no? Tu ci hai detto prima che ti occupi prevalentemente, diciamo, di spazio pubblico, però diciamo che specialmente poi in uno di questi due lavori c'è un grande spazio pubblico che si concilia anche con una dimensione che potremmo quasi definire domestica, no? Quindi c'è questa convivenza nei tuoi progetti di due scale, due dimensioni completamente differenti. Prima di vedere questi due progetti, vorrei però entrare con te un po' nel dettaglio di quali sono le caratteristiche e le peculiarità della progettazione del colore in un ambito pubblico, in uno spazio pubblico. Quindi un qualcosa che, nella mia ignoranza, passano i termini, deve accontentare un po' diversi soggetti, no? Sì, questa è una delle grosse difficoltà, perché mentre nello spazio privato, diciamo, governa la persona che lo abita, quindi il gusto personale o il sentire personale prevale. Quindi chi progetta uno spazio privato deve cercare di conoscere la persona, dopodiché sarà quella persona a guidare le scelte cromatiche prevalenti. Diciamo che l'esperto o comunque il consulente può aiutarlo per indirizzare certe scelte o per dare certi equilibri, ma di
deve sentirsi bene lui con quella determinata gamma di colori, perché la sua esperienza personale, il suo vissuto pesa moltissimo. Quando io devo progettare uno spazio comune per tante persone che non posso conoscere, allora il percorso obbligato è quello di iniziare dalla percezione istintuale, che accomuna tutti, anziani, giovani, italiani, svizzeri e canadesi, perché è l'imprinting che abbiamo tutti. Questa percezione istintuale ha delle caratteristiche precise, abbastanza stabili, e da qui bisogna partire. Quindi in questo caso è luce e colore e materia che si intrecciano, perché non possiamo mai dividere le cose, no? Noi abbiamo una percezione che è sempre polisensoriale, quindi una cosa si deve intrecciare con l'altra. La percezione istintuale ci aiuta a creare degli ambienti che abbiano una base di comfort, diciamo, abbastanza, diciamo, prevedibile, diciamo. Dico abbastanza perché non ci sono formule precise e non è misurabile questa prestazione in maniera semplice. Bisogna utilizzare dei dati di verifica oggettivi e semi-oggettivi, quindi rilevare il comportamento o la reazione, frequenza cardiaca, produzione di cortisolo, melatonina, inibizioni, eccetera, eccetera. Quindi ci sono i dati oggettivi e poi bisogna fare una verifica semi-oggettiva dei comportamenti e delle relazioni che si innescano. Questo tipo di esperienza è un'esperienza che mette, cioè che trova nelle neuroscienze un grosso aiuto. Ecco. Purtroppo chi si occupa di progetto non sempre ha la possibilità di entrare in relazione, in scambio progettuale con chi invece conosce la persona e i meccanismi cognitivi. Non c'è un committente che ti paga l'architetto e poi ti paga l'esperto delle relazioni, degli aspetti percettivi, no? Ecco, e l'architetto deve arrangiarsi e deve trovare il modo di costruirsi il suo progetto. Questo penso debba essere uno dei percorsi da riuscire a innescare, perché parliamo di innovazione, ma che innovazione vogliamo fare se non utilizziamo le conoscenze oggi a disposizione? Quindi non è così scontato e bisogna convincere il committente a pagare. Come faccio in questa fase? Cerco di lavorare facendo ricerca. In questo modo cerco di attivare altre competenze, come nel lavoro di Asilo Mariuccia o di La Meridiana, dove medici, geriatri, fisiatri, psicologi, psichiatri, dipende dall'ambito, coordinatori di nucleo, semplicemente degli OS, partecipano al tavolo di progetto e quindi dalla identificazione del gesto che quell'utente fa in quello spazio si parte e si deriva il progetto. Allora, direi, visto che l'hai accennato, cominciamo a vedere qualche tuo lavoro. Partiamo proprio da Fondazione Asilo Mariuccia, un progetto importante, una riqualificazione di una fondazione importante. Ecco, vorremmo capire un po' di cosa ti sei occupato, cosa avete fatto in questo progetto di riqualificazione, visto che tra l'altro è uscito anche di recente un libro in cui un po' tutta questa esperienza è raccolta. Magari intanto io faccio girare qualche slide in cui si vedono delle immagini, intanto che ci racconti il progetto, e metto in chat anche il link al libro se qualcuno vuole magari approfondire. Sì, questo è stato un lavoro molto bello, perché il tavolo di progetto ha messo insieme psicologi, coordinatori di nucleo, e quindi attraverso la descrizione dell'utente, della persona, delle sofferenze che ha avuto, questo erano spazi, sono stati 4 spazi diversi dedicati a donne con minori. Quindi attraverso la descrizione di questa utenza, adulti e minori,
abbiamo ricavato le informazioni utili per il progetto. Io non conoscevo queste cose, quindi se al tavolo di progetto non ci fossero state queste persone che poi hanno costruito questo racconto, anche pubblicato, io non avrei potuto dare queste risposte. Qui è sintetizzato il percorso dove il rilievo architettonico e il rilievo della figura della persona si incontrano, si uniscono e l'esito di progetto è la conseguenza di questa analisi. All'inizio non tutti erano convinti di questa efficacia, diciamo, quindi la psicologa o l'educatrice che è stata messa al tavolo all'inizio era titubante, dopodiché invece si è resa conto dell'efficacia di questo lavoro e ancora adesso stanno verificando gli esiti, perché una cosa importante è anche verificare l'esito, sono molto soddisfatti di questo lavoro. Questa è la prima traccia che abbiamo fatto di uno degli spazi, poi l'abbiamo fatto per i vari spazi. Qua dentro, in questo spazio, cosa succede in un anno? Cosa succede in un mese? Cosa succede ogni giorno? Quali sono gli utenti? Quindi siamo arrivati alla definizione degli spazi, cioè l'assegnazione di funzioni all'interno dello spazio. E una volta che si sono individuate le funzioni in pianta, si sono ricreati in alzato gli scenari utili per accogliere quelle attività e quelle funzioni. In questo caso il colore, è sempre accompagnato a quelle che io e il mio collega Giulio Bertagni abbiamo costruito in anni, e abbiamo chiamato allogazioni, cioè sono. È un utilizzo delle linee di confine e dei delta, delle differenze cromatiche, affinché si possano chiarire i primi piani, i secondi piani e il ruolo degli sfondati, fino ad arrivare a quella che è la vera e propria drammaturgia del quotidiano, cioè un impiego di luci, colori che siano in grado di far diventare degli ambienti più espressivi, che ti lasciano un po' l'effetto sorpresa. Questo è il classico esempio del bianco che noi chiamiamo illegale. Negli spazi pubblici è illegale. Punto. Non è da utilizzare mai. Nel privato come volete. Nello spazio pubblico mai. Grazie per la precisazione del privato come volete. La natura come fonte di ispirazione. Ecco qui le linee di confine che si incominciano a vedere. Negli spazi come questi, dove gli arredi sono o regalati o in qualche caso di bassa qualità, ecco che la parete diventa molto importante. Non è così nello spazio privato. Qua si vede la frequenza relativa del colore che avanza e che arretra creando questi piani e queste scene e accogliendo i gesti. Quello era un angolino tutto bianco che non veniva utilizzato, adesso diventa il luogo dove la psicologa dialoga con la mamma, dove è più facile avere uno scambio, una relazione a due. Nella stessa stanza c'è uno spazio gioco, per cui il bambino da solo va nello spazio gioco. Quindi la mamma non avverte il distacco, vai via. Se ne va da solo a giocare, si crea una relazione automatica. Qui l'immagine un po' parla da sola, è lo stesso spazio, gli stessi arredi. Abbiamo aggiunto solamente quella mensola, IKEA, ed è diventata una piccola cucina. Ecco. Qui in sintesi si vedono i colori con le notazioni NCS e si nota come i colori di bassa frequenza relativa, cioè quelli caldi, diciamo, avanzano, i colori di alta frequenza relativa arretrano. In questo modo si creano queste quinte sceniche in maniera molto semplice. Linee di confine tracciate con nastro adesivo non è Trombleuil. È un'operazione fatta con pennellessa a rullo da artigiani e quindi facilmente realizzabile e manutenibile. Quindi la ricerca che abbiamo avviato è anche in questa direzione. Sono ambienti molto vasti, sono tante stanze, non si possono fare trombe, decorazioni non se ne possono fare. Bisogna trovare una modalità che riesca a rendere accoglienti gli spazi con una messa in opera estremamente semplice e una manutenzione facile, altrimenti non è credibile. Certi interventi che vedo negli ospedali sono scenografie belle da pubblicare, ma difficili da mantenere
e non replicabili per le centinaia di stanze, di ambienti che ci sono. Un ospedale normale ha corridoi per centinaia e centinaia di metri. Un corridoio che abbiamo affrontato è lungo 700 metri. Voi pensate di fare decorazioni lunghe 700 metri? Tra estintori, lampade d'emergenza, porte antincendio, prese di tutti i tipi, cartelli, cartellini, via di fuga, dottore, non dottore, fermati. Cioè, serve dell'altro, serve un progetto cromatico percettivo. Dopodiché, se c'è anche una bella opera decorativa, beh, io ci sono nato dentro, quindi non sono certo io a negarla. Però nello spazio pubblico e in queste dimensioni la strada è un'altra, ma come nello spazio urbano. Io devo dare qualità non con il graffito urbano alla città, perché la città è fatta di chilometri di muri, non di 35 metri quadrati. E se anche prendessi un Leonardo e lo appiccico su una parete di 35 metri quadrati con superfettazioni di tutti i tipi intorno, intrusioni di tutti i tipi intorno, non ho migliorato la città. Anzi. Certo. Qua vediamo il libro dove è stato raccolto questo progetto, giusto, Aldo? Sì, con tutti gli autori è stato un'esperienza, devo dire, molto molto bella, che adesso prosegue perché stiamo lavorando su altri ambienti e soprattutto stiamo anche cercando di misurare, per quanto possibile, l'efficacia di quello che è fatto. Vediamo adesso velocemente il secondo progetto che è la che è il progetto del Villaggio Alzheimer a Monza, progetto molto importante anche questo, che coniuga due dimensioni, ha un pubblico molto particolare, coniuga questa dimensione di spazio anche urbano per certi versi, con addirittura la dimensione domestica. Faccio anche qua girare qualche slide intanto che ci illustri il progetto. In questo caso è un vero e proprio villaggio racchiuso. Qui abbiamo utilizzato il piano del colore della città di Monza, che abbiamo fatto 15 anni fa circa, io e mio collega Bertagna, ed è stato applicato su queste costruzioni, cercando di creare un'identità urbana, di piccolo borgo. Poi abbiamo dovuto gestire tantissimi materiali, un'identità che doveva essere garantita per facilitare la identità e la riconoscibilità degli spazi. Quindi abbiamo utilizzato otto colori diversi nelle camere con associazioni di colori che facilitassero il riconoscimento. Qui stiamo parlando di un pubblico Alzheimer di primo livello, però comunque era necessario facilitare l'orientamento dei vari percorsi di questo piccolo borgo. In questo caso sì, si vedono le fasce orizzontali, si vedono dei tagli, si vede un cambiamento cromatico, dei punti cospicui. Poi tutta la toponomastica è molto molto reale, quindi la via del mercato, via dei giardini, la piazzetta, la chiesa che ha una sua identità molto molto riconoscibile. Qui sono immagini scattate appena concluso il cantiere, quindi manca il verde. Adesso è molto più ricco di piante, verdi, fiori, ed è molto più piacevole. Queste sono le prime immagini a conclusione del cantiere. In questo caso c'è stato un lavoro sugli esterni, concetto e caratteristiche, quindi l'identità urbana, e sugli interni dove abbiamo cercato di invece ricreare degli ambienti che fossero accoglienti, molto domestici, cercando di silenziare tutto l'apparato, tutto il backstage, tutto l'apparato tecnologico a supporto. Sono portoncini di casa che in realtà sono porte antincendio, ma l'apparenza deve essere quella del portone di casa. Sono luci che ti devono indicare dove puoi andare. Ecco, qui si vede la porta. Quella più piccola che è stata dipinta come la parete per attenuare la presenza della pompa e della porta antincendio, per dargli un'apparenza di portoncino domestico. Queste sono le identità delle camere con colori diversi per facilitare appunto l'identificazione,
Non c'era, c'è una dominante cromatica, ma mai un solo colore, ma sempre un gioco di tre colori all'interno delle stanze. Qua abbiamo annullato, cercato di togliere completamente tutte le plafoniere classiche che si mettono di solito nei corridoi di ospedale, cercando di invece orientare la luce per ricreare situazioni più intanto variabili. Perché ogni punto luce ha una possibilità di governo sia in quantità di luce emissiva che in qualità, quindi lo spettro può essere modificato. Questi sono i corridoi dei bagni dove con le ceramiche in verticale abbiamo cercato di ricreare un effetto, una scenografia che togliesse l'idea del solito antibagno, perché questo è comunque un collegamento tra il teatro, la zona bar e una palestra. E quindi per non dare l'idea che entri in una zona di servizio, ecco, che abbiamo utilizzato molto il rivestimento ceramico anche in verticale. Quelle sono ceramiche Vogue 2020, prezzo molto, molto basico e quindi fattibile, insomma. Ecco, abbiamo sempre cercato di utilizzare materiali e soluzioni che potessero essere facilmente utilizzabili. Quindi l'effetto scenico è dato dall'aggregazione materia, luce, colore e non dalla preziosità intrinseca che può avere un certo materiale, perché su spazi così grandi non è possibile. Cioè, quella qualità che puoi perseguire nel privato su un appartamento di 100, 120, 130 metri quadrati non la puoi fare su appartamenti di 420 metri. Perché Ecco. altrimenti i costi. Questo villaggio è un'esperienza anche in questa direzione. Stiamo sperimentando, perché è ancora in corso tutta la ricerca, di capire come poter fornire un livello di assistenza piuttosto alto con costi accessibili. In questo caso siamo riusciti quasi a dimezzare il costo che c'è in Olanda attualmente su un villaggio con prestazioni simili. Aldo, brevemente per introdurci al prossimo ospite che ci parlerà invece dell'ambito privato, di una novità per l'ambito privato, brevemente quali sono le differenze quindi rispetto a quello che ci ha raccontato adesso dell'ambito pubblico, cosa ritroviamo di questo e cosa c'è di differente nell'ambito privato, nello spazio residenziale, diciamo? Ma diciamo che posso riagganciarmi a quella battuta che ho fatto sul bianco illegale, no? Come traccia. E cioè, nello spazio privato intanto c'è un'identità più chiara dell'abitante, quindi se io parto dall'abitante, ecco che ho già risolto un po' di problemi. Poi ho uno spazio più limitato, quindi ho superfici più piccole e di solito più ricche. Cioè, ci sono più arredi, ci sono quadri, elementi, oggetti. Invece nello spazio pubblico hai un pubblico appunto non conosciuto, che può variare, hai spazi più grandi, che quindi richiedono finiture forzatamente più semplici, hai accoppiamenti tra i materiali che non sono sempre perfetti, quindi il bianco li dichiara tutti, tutte le imperfezioni del bianco tu le vedi. Ecco perché dico il bianco è illegale nello spazio pubblico. Hai una manutenzione che è per forza più limitata oppure più frequente. In un villaggio Alzheimer o in un nucleo, in un RSA, cambia l'utente e viene ridipinta la stanza molte volte. Quindi c'è un ricambio e un intervento manutentivo anche frequente negli ambienti di una certa qualità. Purtroppo non è così dappertutto. Quindi il progetto deve tenere presente questi elementi. È un po' come se io devo scegliere tra due automobili per correre, se io corro un rally ho bisogno di macchine con certe prestazioni e robustezze e altezze da terra completamente diverse da una Formula 1 che corre in un circuito dove posso calcolare il millimetro e dove posso calcolare il punto di rottura in maniera molto più raffinata. Quindi le gamme cromatiche, i materiali, gli accoppiamenti per uno spazio pubblico devono essere più robusti, devono essere in grado di reggere sovrapposizioni e intrusioni di tutti i tipi. Il
In questo caso il progetto del colore, che parte dal gesto e dalle modalità percettive, è diciamo una buona strada, perché mi consente di trovare quei punti di equilibrio che con il suo buon gusto non puoi trovare. Perfetto. Allora, intanto grazie Aldo. Adesso presento l'ospite successivo, ma rimani con noi perché c'è anche qualche domanda che è arrivata da parte del pubblico che ti faccio in conclusione, poi sicuramente ho ancora anche qualche curiosità da chiederti. Come dicevo, adesso ci spostiamo su quello che hai definito la Ferrari, no? È un qualcosa che può essere, che corre in un circuito, che può essere più curato, più dettagliato. Vedo che si è collegata. Buonasera, ben ritrovata anche a te, Benedetta. Grazie, Marco. Eccola qua, Benedetta Cirutti, showroom manager di Cosentino City Milano, direttamente da Piazza Fontana, quindi proprio ai piedi del Duomo, diciamo così, esatto. Collegata da questo nuovo spazio. Beh, innanzitutto, visto che siamo rientrati dalle vacanze, le vacanze sono andate bene, anche tu, tutto a posto, riposata, pronta per le fatiche. Bene, ricaricata, sì, decisamente, grazie. Perfetto. Allora, dicevo, Cosentino, azienda leader per quanto riguarda le superfici per l'architettura e per l'interior design, l'abbiamo invitata perché recentemente sono stati protagonisti di, diciamo, di una rivoluzione del colore al loro interno, prendendo una linea di prodotto tra l'altro storica, un marchio storico di quelli di Cosentino, ed è stato protagonista proprio di questa rivoluzione. Benedetta, introducici un pochino di cosa stiamo parlando, che rivoluzione è? Assolutamente, intanto grazie per la presentazione. Giusto magari per chi non ci conosce, appunto, noi siamo un'azienda spagnola multinazionale presente in tutto il mondo e produciamo superfici, come benissimo detto tu, per il mondo dell'architettura e dell'interior design. Abbiamo due marchi principali che sono Decton e Sileson, e oggi ci concentreremo a parlare di Sileson perché è il marchio in cui si sono sviluppate tutte le novità, questa rivoluzione del colore, no? Di cui tu hai accennato. Sileson è la nostra collezione di superfici minerali ibride. Poi farò una digressione e parlerò anche di questo perché è un'altra tematica molto importante per noi, perché oltre al colore c'è stato un grande cambiamento proprio anche a livello tecnologico in questo marchio. È perfetto per tutte le applicazioni in uso interno, siamo leader nel settore dei piani cucina, applicazioni a pavimento, rivestimenti, anche mondo del bagno, dove con Sileson abbiamo anche una collezione di prodotti finiti, quindi lavabi, piatti doccia, che possono essere inseriti insieme ai rivestimenti nell'ambiente appunto del bagno. Tutto questo parte da un nuovo logo, quindi dopo tanti anni appunto di presenza sul mercato si è deciso di dare una nuova immagine a Sileson, e con questo nuovo simbolo, oltre ovviamente avere un nuovo font, appunto un nuovo logo, c'è proprio anche un nuovo codice di colore, e questo secondo me è molto interessante anche rispetto a quello che ha detto prima il professor Bottoli, che ho seguito con molto interesse e attenzione, perché è proprio la nuova identità visiva che abbiamo dato a questo marchio. E tra l'altro è stato scelto di utilizzare due codici di colori diversi in questo caso, quindi una versione rossa per tematiche più legate a quello che è il design, lifestyle, il colore, la vivacità, e invece una serie di loghi invece su colore azzurro quando si parla di tematiche legate alla sostenibilità, all'innovazione, al riciclo. E appunto su questa parola riciclo faccio questa breve digressione perché, oltre alla tematica del colore, Sileson ha introdotto questa grande novità con la tecnologia Hybrid Plus, in cui cambiando la formulazione e la composizione del materiale siamo arrivati ad avere la prima collezione di Sileson a emissioni zero, che per noi è una conquista molto importante. Mentre con Decton avevamo già raggiunto questo obiettivo da anni, la tematica della sostenibilità, comunque l'impegno, è una cosa a cui l'azienda tiene molto in questi ultimi anni.
già, devo dire, da qualche anno. E questa conquista è un traguardo che è stato veramente importante anche per la collezione Silesson. Quindi emissioni zero cosa vuol dire? Che calcoliamo le emissioni che vengono prodotte ovviamente nel processo produttivo. Cerchiamo di ridurle al massimo, per esempio l'acqua è riciclata al 98%, l'energia che usiamo proviene tutta da fonti rinnovabili. Poche emissioni rimanenti le compensiamo con attività e partnership ovviamente certificate per poi avere alla fine un bilancio zero. Quindi sicuramente è molto importante sottolineare appunto anche questa innovazione sia estetica che poi invece di materiale interno. Un'altra conquista che abbiamo raggiunto con iBrick Plus è anche la riduzione di silice cristallina. Che questa è un'attenzione soprattutto a tutta quella che è la filiera produttiva, perché in fase di trasformazione, se non vengono usati i dispositivi che ovviamente dovrebbero essere utilizzati e abbiamo sempre cercato di informare al meglio chi lavora i nostri materiali, però se non dovessero essere usati questi dispositivi, la silice può creare dei problemi. Quindi con questa nuova collezione abbiamo ridotto al minimo la percentuale di silice cristallina, quindi anche un'attenzione poi a tutto quello che viene dopo, no? La nostra fase di produzione. Questo per tornare un po' invece alla componente estetica è risultato nella nuova collezione che abbiamo presentato di recente, che si chiama Sunlit Days e che veramente ha portato una ventata di colori nella nostra collezione. Alle mie spalle vedete alcuni esempi di campionari, poi vi descriverò anche lo spazio da cui vi parlo e effettivamente con Sunlit Days abbiamo introdotto una bella quantità di colore in questo caso. Catalogo. Senti, prima di vedere poi questi colori della collezione Sunlit Days, giornate che abbiamo appena, spero, tutti vissuto, no? Sì, Bagnate, esattamente. inondate di sole, ci richiamano un po' le giornate di mare. Di cosa parla questa collezione, prima di entrare nel vivo e vedere questi colori? Allora, è una collezione su cui abbiamo costruito anche una campagna di comunicazione molto particolare, costituita da tante immagini e anche tanti video, in cui le storie che raccontiamo sono tutte storie reali, quindi sono persone vere, della zona di Almeria, perché la nostra sede è appunto nel sud della Spagna, in provincia di Almeria, e in quella zona abbiamo trovato diverse persone. Ciascuna che per un motivo o per l'altro abbiamo pensato potesse rappresentare al meglio ognuno dei colori che presentiamo. Quindi quelli che andremo a vedere sono anche racconti di vita reale, perché poi diciamo che lo scopo di questa collezione è portare il colore nelle vite e riportare un po' la vita a quei valori che sono anche legati molto al bacino del Mediterraneo, no? Noi italiani condividiamo un po' la Spagna, anche questo bacino, quindi di vivere con tempi più rilassati, di essere vicini al mare, di essere vicini alla terra e tornare un po' alla materia, no? Ai valori che sono importanti. Bene, adesso direi che ci hai messo curiosità, vediamo questi colori, anche seguiti poi dalle storie di cui ci hai detto, e ci racconti brevemente. Già mi immagino poi una domanda da fare ad Aldo relativo a questo aspetto proprio del legame con la storia, no? Questo è un Sicuramente. po' evocativa. Do il via al video così ci puoi descrivere. Ecco, adesso stiamo vedendo Cala Blu e Poseidonia Green, i primi due colori. Tra l'altro, quello che vedo già è che stai dando degli elementi, riprendendo un po' anche da quello che ha detto Bottoli prima, no? Ci stai dando dei colori con questa grafica, ma ci stai mettendo anche in relazione con altri elementi e materiali che ritroviamo all'interno della casa e ci stai anche dando un'indicazione della tipologia di ambiente dove andare ad inserirli. Esattamente, esattamente. Infatti, come potete vedere in questi primi due colori che presentiamo, possiamo anche vedere come dialogano con altri colori, con altri materiali, quindi appunto sia in termini materici che in termini di accostamenti cromatici. Partendo dal blu, Cala Blu ovviamente ci riporta a tutto quello che è il mondo del mare, è una tonalità di blu profondo che.
però mantiene un equilibrio. Diciamo che a seconda di come la luce poi riflette su questa superficie, andiamo dalle profondità del mare fino ai colori un po' che si hanno anche sulla superficie. Qui vediamo la differenza di come poi interagisce con la luce, appunto. Bottoli prima ci ha spiegato benissimo, no? Come funziona questo meccanismo. A livello di abbinamenti funziona molto bene, abbiamo visto con i legni scuri, anche con i metalli scuri, per dare, diciamo, un insieme più classico come personalizzazione dello spazio. Ovviamente, se parliamo di spazi privati, poi a ognuno piace un po' riflettersi, no, nello spazio, quindi per uno stile più classico si può sicuramente abbinare a queste tonalità più scure. Se invece scegliamo l'abbinamento con tonalità più chiare, sempre legni, sempre metalli, ma anche tessuti, lo troviamo bene inserito anche in spazi più rustici. Mentre per quanto riguarda il verde si chiama Posidonia Green, anche qui ovviamente c'è un richiamo all'oceano, e è un colore che sta molto bene anche circondato da altri colori, che richiama un po' anche questo abbinamento con gli altri colori. Sicuramente il verde porta vitalità, porta gioia. E l'abbinamento con legni, per esempio, come il bambù o con delle texture morbide, fibre come il cotone, quindi molto naturali, anche strutture che hanno un intreccio sia nei metalli che nelle fibre in cui si vede, sicuramente contribuiscono a creare un po' l'atmosfera in questo senso legata al verde di Posidonia Green. Oppure lo possiamo anche abbinare a elementi marmorei, geometrie monocromatiche. È un verde luminoso, per cui appunto anche la monocromia degli altri elementi che gli stanno intorno sicuramente poi si riflette in questo. Tornando alle storie, questi due colori hanno un'unica storia, che è la storia appunto del nostro mare, del Mediterraneo, un mare baciato dal sole, quindi abbiamo il tema della luce che anche qui si riflette sicuramente nel mare. E le persone di questa storia sono delle persone molto impegnate, le persone di Equilibrio Marino, che è un'associazione che appunto noi sosteniamo, e che hanno un obiettivo comune, che è quello di preservare e ripristinare l'ecosistema marino. E adesso vedrete nel video cosa fanno. Vediamo questa storia. I have been told that there is a sea which is the envy of all the seas. It is a sea full of life, the gateway to the Atlantic Ocean. I have been told that this sea bathes a coast blessed by the sun. A sun that gives life to the people who live in there. I have been told that there are brave people like Fernando, who left a comfortable life in Madrid to create Equilibrio Marino, an NGO committed to saving our seas, like Marina, who in honor of her name joined him to save the coral reefs, that together we will save the Mediterranean, its richness and its ecosystem. That balance is possible. Bene, vediamo adesso invece il secondo, il terzo colore, Far White. Sì, assolutamente. Spero che sia emozionante anche per voi vedere questi video, perché devo dire che ogni volta che li vedo comunque rimango colpita da queste immagini. Passando a Far White, ci troviamo con un bianco in una collezione di colori. È stato citato tante volte il bianco, anche appunto, no? Prima dal professore, e in realtà in questa collezione si inserisce perché anche a partire da tutto quello che è stato lo studio per arrivare poi al risultato finale, il nostro responsabile del reparto ricerca e sviluppo l'ha definito un po' il bianco 2.0 di Cosentino. Cosa vuol dire? Che è un bianco che in realtà acquisisce particolari sfumature, come la luce di un faro, i riflessi, le nuance, la finitura morbida.
Adesso attraverso uno schermo è difficile far passare quella sensazione tattile che si prova toccando i materiali, ovviamente. Quando sfondi una porta aperta del fatto che attraverso lo schermo non ci sia, si parla di Esatto. pseudocolori, vero Aldo? Pseudocolori. Esatto, però appunto anche a livello tattile abbiamo definito un po' questa finitura come il guscio di un uovo, quindi molto setosa, molto piacevole appunto anche a livello tattile e sicuramente un bianco che può illuminare gli spazi in cui viene inserito e che si abbina molto bene anche ovviamente. Prima di tutto a tutti gli altri colori di questa collezione, perché comunque è un po' il collegamento fra tutti. E poi fibre naturali, quindi lasciate molto grezze, legni invecchiati con particolari trattamenti, la rafia, i metalli con finiture opache, sicuramente contribuisce anche a trasmettere calma e purezza negli ambienti in cui viene inserito. E appunto. La storia che andiamo a raccontare con il video è quella di un guardiano del faro, quindi come il bianco faro white illuminerà i vostri spazi, la storia che abbiamo collegato è quella di Mario che è arrivato al Mesa Roldan, che è questo faro nella zona di Almeria, è rimasto attratto, si è innamorato di questo spazio, ha deciso di rimanere lì, diventare il guardiano del faro, lui è l'ultimo guardiano del faro, ed essere la guida di tutti i marinai che passano di lì. Quindi vediamo un po' questa storia. Vediamo. I'm Mario, the last lighthouse keeper of Messer Roldan in Almeria. This noble profession, which is the guiding light for sailors every night, is disappearing. For me, the lighthouse keeper's loneliness is a gift. You can't ask for much more than to live by the sea and the land, taking the time to enjoy the moment. I fell in love with the light, and my light, the light of my lighthouse, gave purpose to everything. When I am gone, the light will remain. Arriviamo al penultimo colore, al quarto, quindi a Sinsel Grey. Assolutamente, come dice il nome, è un grigio e spesso si dice che il grigio è solo grigio. Prima mi è piaciuta molto la descrizione dell'uva bianca e uva nera in cui il nome di un colore viene usato anche se non corrisponde esattamente, no, all'oggetto. Effettivamente ogni tanto la parola grigio viene utilizzata per definire una certa categoria, ma se pensiamo per esempio al legno, il legno non è solo legno, ci sono diversi tipi, diverse, anche molto diversi fra loro, no? Come sfumature, come colori, eccetera. E Sinsel Grey è proprio uno di questi, quindi è un grigio dalla grana molto fine, setoso, ricco di sfumature, anche qui a seconda dell'illuminazione ovviamente rivela diversi contrasti tra opaco, lucido e anche delle reminiscenze di altri colori, quindi anche osservato da vicino si va un po' al di là di quello che è il concetto di solito grigio che abbiamo in mente. È un colore comunque neutro, quindi si adatta e si bilancia facilmente tra toni caldi e toni freddi, lo possiamo abbinare entrambi. Quindi metalli lucidi, metalli opachi, anche qui si possono creare ambienti più dallo stile classico oppure più dallo stile rustico, a seconda di quello che uno preferisce. E anche a livello di toni caldi, quindi colori della terra, materie anche che possono essere, dare più calore a questo abbinamento. O a livello di fibre, possiamo pensare per esempio dal feltro fino al denim. Cioè spaziare comunque in abbinamenti molto diversi che ovviamente o ravvivano il grigio o lo rendono più freddo. Può
può essere anche usato in ambienti minimalisti, quindi con tessuti e con elementi, ma anche con oggetti appunto che rendono omaggio a tutto quello che è il mondo del minimalismo. La storia in questo caso è la storia di David, nato a Lione, francese, che però ha trovato le sue radici in Andalusia e lui è liutaio, quindi vediamo la storia di David. My name is David. I was born in Lyon and I've been living in Almeria for almost 20 years. I work with wood. A friend of mine said to me, "You are a carpenter? Why don't you make me a cajon?" I started with the cajon and after a while it seemed obvious to me to make a guitar. It's playing by hand. It's made entirely by hand. It's something I really enjoy. If you do something with love, then you are doing magic. Ultimo colore di questa collezione di Sunlit Days, Arcilla Red. Arcilla Red, come dice il nome, è un rosso e si ispira alla terracotta, all'argilla, ovviamente, che è molto presente nelle terre dell'Andalusia e quindi è un po' il colore che ci riporta alle origini, no? Di Cosentino, di dove è nata, del contesto in cui si trova. Uno stile tradizionale, sicuramente uno stile molto mediterraneo. Come abbinamenti possiamo continuare sui toni rossastri, quindi legni come la quercia, il cedro, che sicuramente le richiamano, ma anche toni più grigi, quindi legni più grigi come, o tonalità come l'antracite. Metalli canna di fucile, per esempio, possono essere un buon abbinamento e anche proprio per questo ritorno un po' alle tradizioni, anche tessuti realizzati a mano per creare degli ambienti anche un po' bohemian, appunto David che abbiamo visto prima aveva origini francesi e quindi recuperiamo anche quello. E proprio pensando all'argilla, in realtà arriviamo a vedere l'ultima storia. Che coinvolge una coppia questa volta, Robert e Maria del Mar, che hanno deciso di fare la loro casa in mezzo alle vigne di Fondon in Andalusia e lì di produrre anche un vino, ovviamente un vino rosso, parliamo di rosso, quindi abbiamo la terra rossa, le montagne rosse da scalare, il vino che loro producono, sicuramente è una storia che può fare innamorare. Vediamo. It's been 10 years since we found this place, and year after year we improve it and enjoy it to the fullest. This is our retreat. I have a very intimate relationship with the vines, you know? I believe there is no such thing as chance, and that things happen because they are meant to happen. You have to know how to listen to what your mind and the land are telling you. This is not a job. This is my life. This is my passion. I know I belong here, and I hope to be buried here. It gives us life, in every sense. Ed eccoli qua i cinque colori. Riattivo un attimo l'audio ad Aldo Bottoli. E intanto grazie Benedetta, rimani con noi perché ho un'altra domanda anche Certo. da farti. Grazie per averci illustrato questi colori. Aldo, se puoi riattivare, eccolo qua, perfetto, il microfono, perché vorrei farti una domanda proprio su questo aspetto un po' della storia, del lavoro evocativo che c'è dietro a questi colori. Allora, qua abbiamo visto sicuramente anche in uno sforzo, diciamo, di Benedetta, un colore che non è solo colore, perché
ci ha cercato, diciamo, nei limiti del possibile, di uno strumento digitale come questo, di farci percepire un po' la matericità, di farci percepire come dialoga con altri materiali, ma non solo, anche con la luce. Però quello che abbiamo visto è veramente uno sforzo evocativo. Qui vediamo un colore che ha una collezione di colori che ha un'origine ben precisa, che è quella del territorio dove poi Cosentino nasce, dove Cosentino ha sede, ma anche una storicità legata un po' a quello che è il vissuto di alcune persone. Una tua riflessione su questo aspetto? Ma una prima così riflessione è che questi sono giustamente dei colori centroidi, cioè dei colori capaci di convivere facilmente con tanti altri colori, perché evidentemente il ruolo di queste superfici è quello di stare insieme a tanti altri materiali, quindi la loro caratteristica deve essere quella di essere capaci di convivere facilmente con altri colori. E qui si nota molto bene, al di là della deriva cromatica dei nostri monitor, perché ognuno di noi poi vedrà una gamma diversa, perché la deriva cromatica di ogni nostro strumento è molto forte, però si intuisce che la cromia è attenuata dalla presenza di nero, e quindi questo ne facilita l'impiego, gli accostamenti, rendendo più facile l'uso. Quello che si dovrebbe fare sempre, tra l'altro, quando si fanno delle scelte di materiali che si sa già devono stare insieme a tanti altri. Ecco. Nel privato c'è la possibilità di fare una selezione molto più attenta. In uno spazio invece pubblico, ecco che questo diventa fondamentale. L'altro aspetto, l'altra considerazione, sono le parole che Benedetta ha appena pronunciato, cioè il significato che queste parole e l'emozione che queste parole evocano per generare degli altrove emotivi. Quindi questa tavolozza, se noi la isoliamo e gli togliamo le parole, gli troviamo questo mood, questa narrazione, perde molto del suo significato, della sua magia, no? Se invece riusciamo ad associare tutti questi elementi, ecco che ci rendiamo conto della forza che parola, materia, memoria ha. Noi percepiamo non con gli occhi ma con il cervello, quindi il nostro vissuto, la nostra memoria e tutto quello che queste parole evocano, suscitano, sono importanti come il colore. Certo. Allora, Aldo, io prima di farti qualche domanda, perché ce ne sono più di qualcuna da parte dei professionisti che sono arrivati, mi rivolgo per ancora a Benedetta per un'ultima questione, visto che siamo alle porte, diciamo, di un salone del mobile, quasi un'anteprima, no? Visto che è la prima volta che c'è questa edizione settembrina. So che chiaramente Cosentino col suo showroom parteciperà a quelli che sono un po' i lavori, diciamo così, del fuorisalone, quindi vorrei chiedere, prima di arrivare poi alla conclusione, fare ancora qualche domanda ad Aldo, capire, Benedetta, cosa presenterete, che novità aspettarci, ed eventualmente come possono fare i nostri professionisti. Magari chiediamo a qualcuno se è di Milano, se è in programma di venire al salone, da visitare il Salone del Mobile, se vuole passare ovviamente in quella splendida location che dicevo prima, ai piedi del Duomo, che è il Cosentino City di Milano. Ecco, cosa ritroviamo in questo spazio, Benedetta, nei prossimi giorni? Assolutamente, ci fa piacere se passate a trovarci, e poi vi lasciamo anche l'indirizzo email, che tu, Marco, ce l'abbia per scriverlo, comunque stimilano@cosentino.com, quindi se volete venirci a visitare, assolutamente, ci fa molto piacere. Quello che troviamo sicuramente è lo spazio completamente rinnovato, quello da cui io vi parlo adesso e che vedete nella foto è il nostro atelier, che proprio si ricollega a tutto il discorso che abbiamo fatto oggi, quindi non è solo un'esposizione dei nostri campionati, che ovviamente ci sono tutti e sono completi, ma è anche un laboratorio in cui proprio creare i propri abbinamenti, sia da progettisti sia da clienti
finali per iniziare un po' ad avere un'ispirazione di quello che può essere lo spazio da progettare, che sia una casa, che sia un albergo, che sia uno spazio pubblico. E abbiamo diversi tipi sia di altri materiali, quindi appunto tessuti, legni, metalli, ma anche di oggetti che quindi possono richiamare. Abbiamo anche tanti libri, tante cose che si trovano normalmente nelle case e che aiutano un po' a ricreare l'immaginario, no, di quello che poi sarà il progetto. Abbiamo uno spazio dedicato alle facciate, quindi con un mock-up, perché ovviamente con Decton, il materiale di cui abbiamo brevemente accennato all'inizio, possiamo anche creare delle facciate, quindi abbiamo dei mock-up di facciate ventilate. Ovviamente tutto quello che trovate in questo showroom, dai pavimenti ai rivestimenti, al bagno, alla cucina che è attrezzata e funzionante, è ovviamente costruita utilizzando come rivestimenti i nostri materiali. Abbiamo introdotto anche una forte componente digitale che ci aiuta molto a far vedere e a far immaginare sia attraverso una digital experience, quindi la creazione di rendering personalizzati per i vari ambienti della casa ma anche esterni, sia una digital slab, quindi una grande lastra digitale, un catalogo di tutti i nostri colori di 98 pollici in cui appunto vedere come scorrono le vene nei colori venati, le texture e come sono appunto le grafiche anche a livello appunto estetico dei nostri materiali. Quello che nello specifico succederà la prossima settimana in realtà sono tante cose. Abbiamo una bellissima e importante mostra organizzata con la rivista IoArch e curata da Danilo Premoli, che ha invitato 6 importanti studi di architettura. Abbiamo Atelier Alfonso Femia, Parca Associati, Non Stop Lab, Vittorio Grassi Architetto, Giuseppe Tortato, MIG, che hanno pensato tavole e modelli 3D in resina che saranno esposti di progetti di architettura che appunto potrete vedere e scoprire nel nostro spazio. Saranno in esposizione da lunedì fino al 24 settembre e ci sarà anche una stampante 3D in funzione che creerà questi modellini, quindi si potrà vedere anche la fase di generazione di un modellino. Giovedì sera faremo un talk dedicato alle visioni immobiliari, le abbiamo chiamate 6.0, visto che sono 6 architetti appunto coinvolti in questo, durante tutta la settimana faremo delle presentazioni, per esempio focalizzate anche al mondo dell'interior design, con l'azienda che ci ha fornito i tessuti che vedete proprio in queste immagini, che si chiama Gansedo ed è anche lei appunto un'azienda spagnola, quindi abbineremo tutto quello che sono le nostre superfici cosentino al mondo dei tessuti, proponendo appunto delle soluzioni per l'interior design. E presenteremo un'ulteriore nuova collezione, sempre di Silestone, che si chiama Ethereal, e di cui non svelo niente perché da lunedì ci sarà l'anteprima di questa collezione presente qua nel nostro showroom, quindi insomma vi invito a seguirci o ancora meglio a venirci a trovare per scoprirla davvero. Bene, bene, rimani con noi Benedetta, siamo andati un po' lunghi ma qualche domanda l'ho selezionata lo stesso per il professor Bottoli, rimani comunque con noi poi per i saluti o se vuoi inserirti eventualmente nel discorso. Aldo, una delle domande che è arrivata subito, diciamo, e che a me è incuriosito molto parecchio, ma una domanda diciamo che è quasi scontata, no? Ci chiede un professionista se ci sono dei software, in poche parole, con quali strumenti operare, con quali strumenti opera un color designer. Ecco, il professionista ci ha parlato di software, io però quello che vedo da che ti conosco, ma che ho visto anche nelle tue immagini, è un uso, diciamo, di strumenti un po' più tradizionali, dalla carta all'isolatore che è realizzato con un cartoncino. Ecco, vorrei sapere un po' quali sono la cassetta degli attrezzi del color designer. Ma una cassetta abbastanza estesa in realtà, però non può mancare un colorimetro comparatore
che dà la lettura della notazione del colore intrinseco della superficie, e ormai ci sono colorimetri comparatori che sono grandi come una vecchia pellicola fotografica e costano 80 euro. Il color pin di NCS dialoga con l'iPhone, con il cellulare, e quindi io posso rilevare il colore e avere una notazione NCS senza grossi problemi. Siamo molto lontani dalle macchine che costavano migliaia di euro, quindi adesso sono accessibili per tutti i professionisti. Poi è molto utile l'isolatore da traguardo, da comparazione, da contatto, perché aiuta a isolare il colore per fare delle valutazioni, diciamo, più veloci. Per quanto riguarda il software, invece, noi abbiamo utilizzato molto, anzi quasi esclusivamente, software vettoriale, perché è inutile fare 3D quando bisogna dare delle indicazioni allogative di posizione precise, da una parte, e dall'altra mediamente i software 3D ci fanno lavorare male con il colore, cioè o facciamo un render molto sofisticato che comunque richiede l'impiego di pseudocolori, quindi di una interpolazione molto molto spinta tra la scelta di progetto, la rappresentazione monitor, l'esito che avrà quando applicato, perché tra colore intrinseco e colore percepito c'è uno scostamento significativo. Quindi bisogna sempre applicare delle compensazioni, sostanzialmente, sapendo che un decimetro quadrato di colore è meno colorato di un di 100 metri di colore, di 50 metri di colore. La restituzione fotonica è enormemente maggiore, più grande la superficie, più aumenta la restituzione fotonica. Quindi il colore cambia in maniera significativa. Quindi è difficile utilizzare dei software che possano calcolare tutti questi elementi. Quindi si deve utilizzare una parte di strumenti che ci danno dei valori oggettivi, il colorimetro comparatore che mi dà una rilevazione precisa, e poi devo valutare dove lo vado ad applicare. È uno spazio interno o uno spazio esterno? Ho una sorgente a 3000 gradi Kelvin o 4000 gradi Kelvin o altre situazioni? Ho una luce diretta? Ho una facciata che si illumina e che riemette il suo colore sulla mia? Ho una situazione di grandi superfici esposte al sole o in ombra? Cioè, sono tutti elementi che devono essere valutati, altrimenti non si governa il progetto. Ecco. Quindi la soluzione è esperienza e non formule o software e basta. Se io non ho esperienza e ho tante formule, non vado molto lontano. Se io ho esperienza, anche con la matita, la carta, e poco altro riesco a gestire la cosa. Il tema dell'esperienza in questo caso è molto molto utile. Poi certo gli strumenti aiutano. Il problema però adesso dello strumento è inverso, cioè abbiamo strumenti con un dato di finezza così elevato che il problema è a quale livello di finezza mi fermo. A cosa mi serve avere un dato così preciso se quando io metto in opera il mio colore dal punto di vista percettivo, cioè quello che il mio occhio e il mio cervello rilevano, mi dà informazioni completamente diverse rispetto allo strumento? Ecco, questo è un dibattito che è ancora in corso, cioè gli archeometri mi mettono a disposizione dati che hanno un grado di finezza eccessivo rispetto alla mia necessità. Per esempio nell'ambito architetturale, un conto è il restauro su una piccola superficie, un conto è l'architettura, cioè ho un delta da considerare completamente diverso. Chiarissimo, chiarissimo. Ho selezionato però un paio di domande. Villaggio Alzheimer ci chiedono perché sempre tre colori per stanza. È una scelta che avete fatto voi, ha una base anche questa? È una mediazione, nel senso che se io avessi un'unica dominante potrebbe essere eccessiva, perché
anche il modo di stare nell'ambiente pesa, cioè se io sono in un corridoio e transito ho un certo tipo di interazione, se io invece ho uno spazio dove risiedo l'interazione è più significativa, diciamo. Quindi devo cercare di creare un clima non monocromatico, in natura non esiste. Quindi è sempre la natura che diventa un elemento di, diciamo, di ispirazione. Perché tre? Perché bisogna comunque cercare di trovare una ottimizzazione, perché ogni colore comunque ha un costo, c'è una messa in opera, c'è sono materiali diversi. E quindi si è cercato di creare una mediazione lavorando anche a plafone, ricreando degli elementi anche a plafone, per creare una dominante ma non un unico colore presente. Dopodiché c'è il copriletto, ci sono altri elementi, la poltrona, e quindi sono tutte note cromatiche che creano quella variabilità minima che noi dobbiamo offrire all'interno di un ambiente, altrimenti diventa invivibile. O comunque potrebbe creare dei problemi a persone che hanno avuto un'esperienza personale particolarmente intensa. Quindi io posso stare bene nel rosso o stare malissimo nel rosso, posso stare bene nell'azzurro o stare malissimo nell'azzurro, dipende dal mio vissuto. E allora io devo cercare di creare una situazione che non sia così fortemente orientata. Quella famosa ricchezza informativa che ci dà l'elemento naturale, che è una delle prime slide da cui si è partito, giusto? È anche materico, per esempio nelle camere in questo villaggio abbiamo la tappezzeria fino a una certa altezza, abbiamo la tinta da una certa altezza in poi, c'è il pavimento ceramico con effetto legno, c'è un gioco, diciamo, di materiali oltre che di colori. Certo, certo. Ultima questione che si lega un po' anche a questo aspetto, ha scatenato, diciamo, diversi commenti il tema del bianco. Diciamo che chiaramente il commento che va per la maggiore è che tutti i committenti vogliono il bianco, nessuno o molto pochi si azzardano a inserire, si fanno coraggio, questo è il termine, ad inserire il colore, specialmente per quanto riguarda pareti. Non parliamo ovviamente di elementi come magari possono essere quelli che ci ha presentato prima Benedetta. Qualcuno dice addirittura: trovassi un cliente che mi facesse inserire del colore all'interno del progetto sarebbe già una grossa soddisfazione lavorativa e addirittura personale. No, ti faccio invece un'altra domanda che è arrivata sul tema del colore bianco. Qualcuno ci fa notare che al di là magari del colorare la parete, il bianco si usa ancora molto, diciamo, a soffitto. Ci chiedono se è ancora una soluzione valida oggi. Per esempio, prima ci hai detto già che le plafoniere, tu nel villaggio Alzheimer gli hai dato una colorazione diversa, quindi non avevi tutti i soffitti bianchi. Ecco, ancora una scelta valida oggi quella del bianco soffitto? Direi di no, non lo è mai stata particolarmente valida, è una scelta di comodo sostanzialmente, anche perché il livello di illuminamento non è che cresce tantissimo, perché la luce è difficile che arrivi direttamente a plafone, quindi non è riemessa da plafone ma è più riemessa dalle pareti. Quindi in qualche caso abbiamo utilizzato delle tinte scurissime a plafone, quasi non si avverte la cosa. Poi il plafone è stato utilizzato molto come elemento decorativo, adesso ce lo dimentichiamo. Certo, non si possono più rifare le decorazioni di un tempo, e forse non avrebbe neanche più senso, ma utilizzarlo per qualche taglio, qualche riquadro o qualche campitura certamente aiuta in molte situazioni per ridare significato a questi ambienti. Poi sul bianco, intanto è vero, la gente ha paura a usare il bianco perché il colore impegna, il colore è energia elettromagnetica radiante, il colore bisogna saperlo gestire. E poi bisogna, la gamma di colori che ho visto adesso presentata, se ci avete fatto caso, è tutta molto attenuata. Quindi di che colore stiamo parlando? Bisogna riuscire a trovare la giusta saturazione, la giusta nerezza, per non rendere eccessivamente carico l'ambiente. Dopodiché il colore è soggetto alle mode. È chiaro che
le mode incidono. Il colore può, tra virgolette, stancare. Se io utilizzo colori troppo saturi o situazioni troppo sbilanciate, sono stancanti, certo. Quindi bisogna saperlo un po' gestire. Albers, l'ultimo maestro del Bauhaus, diceva: il colore bisogna usarlo per poterlo conoscere. Se non si usa, non si riesce a gestire, c'è poco da fare. Quindi il bianco molte volte è una non scelta. Però ci sono i bianchi cromatici, i grigi cromatici. Si possono utilizzare dei colori che, come quelli che abbiamo visto, difficilmente stancano, perché hanno una capacità di resistere molto di più nel tempo. Bisogna provarci. Io vi dico una cosa: quando entrate in un ambiente colorato, ma equilibrato, non giallo, rosso, verde con la massima saturazione, cioè si può colorare un ambiente che con i grigi cromatici, per dire, il bianco totale non lo accettate più, cioè non c'è verso. Tutti quelli che hanno fatto un'esperienza di progetto cromatico che veda il colore come una presenza, il bianco lo sentono come un vuoto. C'è un bellissimo libro, Cromofobia, che illustra molto bene questa condizione. Un piccolo libercolo di Bachelor che racconta molto bene questo paura del vuoto, no? Questo bianco assoluto, che è un bianco respingente. Respinge tutto, qualunque cosa, qualunque oggetto, e te compreso. Quindi in un ambiente bianco ci puoi andare solo in galera. È una deprivazione, in natura non esiste. Sì, sì, effettivamente... Ritorniamo a quella tua famosa slide iniziale con la ricchezza informativa che ritroviamo nell'ambiente naturale. Poi, scusa, apro e chiudo una parentesi, altrimenti può essere frainteso. Se voi pensate al vostro spazio privato, non è uno spazio vuoto, tutto bianco, ma se voi pensate ai corridoi di un ospedale, lunghi 100-150 metri per campata, con le sole porte e tutto bianco, non ci potete stare. Quindi è sempre un problema anche di proporzione. Bene, allora direi, io vi ringrazio il professor Bottoli per averci introdotto in questo mondo, in questo argomento, aver spero avvicinato molti di voi, o magari dato anche uno sprono ad insistere un po' di più con i committenti a voler provare quantomeno, no? L'invito del professore: proviamoci, se ci si prova poi magari ci piace anche, no? Quindi l'invito è un pochino questo. Io faccio salutare Aldo Bottoli e poi concludo con Benedetta. Come vedete, noi le abitudini le abbiamo mantenute. Prima finivamo tardi, adesso abbiamo ricominciato le nostre webinar e finiamo comunque tardi. Però devo dire che ci state seguendo ancora tutti praticamente, quindi la cosa mi fa molto piacere, credo che sia stato interessante per voi. Aldo, ti ringrazio ancora e ti lascio per un saluto finale. Grazie, un augurio a tutti voi di buona fine estate, e che il colore possa essere un buon suggerimento, una buona ispirazione per le vostre drammaturgie del quotidiano. Perfetto, grazie. Benedetta, un saluto, un invito ancora in showroom. Assolutamente, grazie a tutti per averci seguito, grazie Marco, grazie Aldo, è stato molto interessante e vi aspetto la prossima settimana in occasione del Salone del Mobile o anche in futuro, insomma, per venire a scoprire e pensare ai vostri progetti futuri inserendo il colore, ovviamente. Bene, ringrazio i nostri due relatori, ringrazio tutti voi per averci seguito in questo primo appuntamento della stagione. Ci vediamo la prossima settimana, martedì e giovedì con me, e poi dalla successiva ricominciamo tutti i giorni come siamo abituati. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Buona serata. Buonasera, Benedetta. Arrivederci.